Giulia, hanno solo 2 minuti e poi finisce l'ora. Vediamo un po'. È sempre in ritardo, immancabilmente in ritardo. Se anche oggi arrivi in ritardo. Oh, dov'è? Dov'è? Dove si è nascosto questo Julian? Ehi, tu sei l'amica di Julian, no? Tu conosci anche mia sorella, dov'è? Ehi, ehi, lo sai che non si fa così? Questa è la nostra classe. Oh, cosa ci fa qui? Oh no, aiuto, dopo l'ultima volta dove, insomma, ha combinato guai, insomma, ecco. E tu, che tu c'eri? Perché mi avete chiuso dentro? Sono stato dentro ore e ore. Oh, pensavo che anche tu avessi, insomma, non c'entro niente. Oh, certo, te lo dico solo una volta. No, mi interessa, ora tu avrai guai. Mario, cosa ci fai nella nostra classe? Tu non puoi neanche entrare, fuori! Oh, vero, hai ragione. In verità volevo solo prendere Giulia, ma è vicino a te. Bene, bambini, sono qui. Mario, sei tornato indietro? No, 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 non è nella nostra classe, sono qui per combinare guai. Fuori! Sì, vai, fuori nella tua classe! Sì, vado, insomma. Oh, se non la faccio ora, la farò dopo. Oh, penso che Julian finirà proprio nei guai. Bene, bambini, sedetevi, inizia la prima ora. Dov'è finito quello Julian Vogel? Tutta la settimana che arriva in ritardo? Penso che sia malato, si è malato. Oh no, Julian Vogel non è malato. Oggi avevo un programma, insomma, più o meno. No. Vabbè, no, sì, lo so, sono in ritardo, mi dispiace. Ah, che scusa sarebbe questa? Oh no, ok, insomma, sono in ritardo perché. Sì, perché dovevo pensare a cosa dire stamattina. Volevo dire che è la più bella donna del mondo. Oh, Julian, che carino, siediti pure. Julian, oggi sei stato proprio fortunato ad arrivare tardi. Perché? Perché mi hai detto che sono migliore? No, 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 è arrivato Mario, ti stava cercando, è venuto nella nostra classe e ha detto che, insomma, nell'intervallo ti viene a cercare. Oh no, 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 ti prego, no, aiuto. Oh. Ehi, aprite la porta, ehi! No, no, aiuto! Per favore, potete vedere Mario? No, 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 ho paura, spero che non arrivi qui. No, 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 devo nascondermi. No. Julian, no, devi fare così tutto il tempo, insomma. Sì, Julian, insomma, dovete sistemare queste cose, no? No, 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 non sono mica diventato matto, non devo parlare con lui, non devo fare niente. No, no, no. Io non ho intenzione di parlargli. Mi nascondo. Ehi, tu, apri. Altrimenti trascorrerò la mia vita qui, ok? Sì. Ah, Julian, scordatelo, devi parlare con lui. Ok, sei anche tu un po' più grande del te, insomma, non è teso che sei grassa. Cosa? Ma mi potrei nascondere dietro di te. Sì, non parlo con lui. Lo so esattamente che non verrà qui, ha di sicuro paura di vedermi. Oh, si nasconderà qui sotto il tavolo. Ehi! Ah, no. Quindi davvero non. Penso di andare all'intervallo, non me la sarei mai aspettata. Allora ci vado anch'io. Oh, chi c'è qui? Ah? Ok. Ah, che bello che è qui, signor Fogel, sono contento di vederla. Oh, signor Fogel. Oh, questo è il padre di Julian. Oh, è proprio come il figlio. Ah, sì, è da tanto che la stavo aspettando e sono contento che finalmente possiamo guardare quattro occhi. Boh, sì, insomma, ho dovuto spostare un po' d'abbigliamento anche mia moglie non poteva venire, insomma. Ah, ho capito, so come minacciare questo Julian. Oh, finalmente così, fatto tutto quel tempo in bagno. Oh, ok, ho capito, vabbè. Bene, ragazzi, ci vediamo dopo la pausa. Oh, si nasconde davvero tutto il tempo al bagno. Oh, non ci credo. Oh, aiuto! Come faccio a stare qui 5 minuti? Boh. Ragazzi, devo raccontarvi qualcosa. Venite, venite tutti qui. Sapete cosa ho appena visto? Il padre di Julian. Che stava flirtando con la prof. Cosa? Il papà di Julian con la prof? Esattamente, pensi che non stia dicendo la verità. Sì. Ok, non me l'era aspettata dal papà di Giulio allora. Insomma, vabbè, non è vero, non me lo conosco neanche. Cosa? Ma lei è sposata? Ma guardate cosa c'è là dietro? Insomma, ragazzi, cosa vi aspettate da questa famiglia? Addirittura Giulio è un. Insomma, è ovvio, avrà preso dal padre, no? Il papà di Julian, cosa? Come ha potuto farlo? Boo, boo.
Ma non pensate davvero che dice la verità? Di sicuro se l'ha inventato. Ah, cosa è successo? Ci sono stati dei problemi. Cosa fanno dei bambini? Vado un attimo a vedere. Oh sì, ho visto. Voi due avete combinato qualcosa, eh? Cosa? Mario, cosa stai dicendo? La mia donna ha fatto cosa? Oh, non volevo che la scoprisse in questo modo, ma sì. Oh, no, cosa? Mario, sì? Oh, stanno discutendo? Sì, ha ragione. Sì. Non so di cosa si parla esattamente, ma sì, ha ragione. Pensi davvero che lui sia andato con la prof? No, mio papà sta di solo con la mamma, insomma, non è il massimo, ma è così. Questo lo pensi solo tu. No, l'ho visto, tuo papà era sopra. Ah, Mario, davvero, le tue storie? No, non le credo. Cosa ci fa mio padre qui? No, non può essere. Max, che cosa succede? Me lo puoi spiegare un attimo? Non esattamente, non ascoltate quello che dice. Ah, guarda chi c'è. Oh no, come hai potuto papà, come hai potuto? Pensavo tu stessi solo con la mamma. Cosa ha fatto? No, non lo farei mai e poi mai. Ma visto, Mario sta semplicemente mentendo, lo fa sempre, non credetegli. Mario, come hai potuto dire così? Questa è una cosa davvero maleducata. Ok, va bene, non l'avete fatto, ma comunque, insomma... Oh, Mario. Non cambierai mai, vai, finisci in ufficio. Prima di tutto ci sarà un bel discorsetto. Insomma, quindi... Mario, su! No, Julian, di nuovo? Cosa hai combinato? Cosa si inventano oggi, bambini? È davvero assurdo. Insomma, non mi fraintende, davvero una bella donna, ma... Insomma, non ci sto provando con lei. Lo so, signor Fogg, non l'ho nemmeno presa in modo personale. Ma magari qualcuno mi può raccontare, papà, cosa ci fai qui? Te lo racconto io, Julian, sei così brava a matematica, avevamo un'idea per te. Esattamente, Julian, insomma, puoi venire molto, insomma, puoi andare alla casa successiva a fare matematica. No, non ci penso neanche, scordatevelo, sono nella mia classe, come dire che vado nell'altra classe. Io gliel'ho detto, non funziona. Magari ha bisogno di pensare un po', insomma, pensare nemmeno io, non vorrei cambiare la classe. Poi gli amici? Come dire che io voglio andare in quella classe, rimarrò per sempre nella mia classe.